L'Ambiente Molise torna sulle acque minerali e sulle concessioni che la regione ha fin qui rilasciato. Fino a qualche tempo fa era davvero fortemente critica, soprattutto perché i canoni delle concessioni erano sicuramente inadeguati e si riferivano addirittura a un regio decreto del 1927 che aveva però trovato un aggiornamento nel 1999. C'era dunque la necessità di operare d'urgenza, una sorta di revisione complessiva, revisione che giunge adesso con la Regione Molise che ridetermina il canone annuale, triplicandolo rispetto a quello originale, portandolo da 9,96 euro per ettaro ai 30 euro per ettaro. Una buona cosa per l'Ecoambiente, anche se la disposizione appare in contrasto con gli indirizzi a suo tempo, nel 2006, dettati dalla conferenza Stato-Regione, che prevedeva di determinare il canone non solo in relazione all'estensione dell'area data in concessione, ma anche dall'acqua effettivamente prelevata ed imbottigliata. In pratica, afferma l'Ecoambiente, bisognerebbe cambiare un po' le cose, applicando in Molise quello che le normative europee chiedono da tempo, ovvero attuare un sistema di tassazione ambientale per tutte quelle attività che nel loro svolgimento causano un impatto sul territorio e sulle risorse naturali, tra cui rientrano a pieno titolo anche quelle di imbottigliamento. Queste e tante altre le ragioni che spingono Legambiente a chiedere alla Regione Molise di istituire un canone minimo di imbottigliamento pari ad almeno 20 euro al metro cubo, che sarebbe pari allo 0,02 euro al litro imbottigliato.